Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo dei cavoletti di Bruxelles al forno gratinati. Vediamo gli ingredienti. Qui abbiamo del pan grattato quanto basta, sale, pepe, olio extravergine d'oliva quanto basta, una mozzarella fior di latte da 125 grammi tagliata a dadini. Qui abbiamo 700 grammi di cavoletti di Bruxelles, che io mi impapperò sempre quando lo dico, già curati, però ne ho lasciati qua due, così vi faccio vedere come si fa. Mezzo dado a base di carne, parmigiano e acqua. Ecco, vi faccio vedere come si taglia. Si leva il torsoletto, poi cosa si fa? Si levano le prime foglie, vedete così, proprio le più brutte, così. Ovviamente si va a lavare. Poi cosa si fa? Si fa sopra un'incisione a X o a croce, come volete. Stessa cosa con questo. Ecco così. Andiamo a lavarli e cominciamo la ricetta. Ecco qua, ho messo un filo di olio extravergine d'oliva. Ci mettiamo i nostri cavoletti di Bruxelles. Aspettiamo che prenda un attimo il frizzare, dopodiché vi faccio vedere. Eccoci, mettiamo del pepe. Io ce ne metto parecchio perché mi piace che mi pizzica. Ok, prendiamo il sale. Così, mescoliamo un pochino. E facciamo insaporire intanto qualche minuto. Ecco, dopo qualche minuto io ci aggiungo l'acqua, così, poi ci sbriciolo mezzo dado a base di carne. Io metto a base di carne perché dopo i cavoletti sono molto più buoni. Così, mescolo ancora e poi quando riprende il bollore copriamo per circa 15 minuti. Eccoci, sono pronti. Vedete? Entra perfettamente. Spegniamo subito, facciamo raffreddare qualche minuto. Dopodiché andremo a assemblare il piatto. Eccoci, ho messo già un filo di olio extravergine d'oliva. Li ho fatti un po' raffreddare e adesso riempio la teglia. Eccoci, mettiamo ancora un po' di pepe, mettiamo adesso la nostra mozzarella che ho tagliato a dadini, così, e poi mettiamo il nostro parmigiano. Mettiamo il pan grattato. Volendo potete anche farli con la besciamella, ma volevo lasciarlo più semplice come piatto. Poi ancora un po' di un filino d'olio. Mettiamo in forno 10 minuti, 185 gradi. 10 minuti, tempo che fa la crostina. Eccoci, adesso li metto in forno. A tra un po'. Eccoli, i miei cavoletti di Bruxelles gratinati al forno sono pronti. Cavoletti di Bruxelles gratinati al forno della Vispa Teresa. Se volete vedere questa ricetta andate su YouTube. Mi raccomando, cliccate sempre la campanella e io vi terrò sempre aggiornati. Io adesso ne ho fregato uno perché siccome sono bollenti devo aspettare un attimo che si raffredda. Buonissimo, meraviglioso. Ragazzi, che dirvi? Io adesso vi saluto, vi mando un bacio, vi ringrazio, ciao, alla prossima!